Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi della differenza tra i debiti buoni e cattivi. Cosa vuol dire debiti buoni e cattivi? Debito vuol dire essere in debito, quindi essere in debito con qualcuno. Di solito si è in debito con la banca, non che io lo sia, però è un paragone. Questo concetto di essere in debito non sempre però deve essere visto come una cosa da dire, da prendersi paura. Questo concetto però di debito non sempre deve essere preso con la paura. Ah, ma sono in debito qui. Ah, ma tu sei in debito, ma come c'hai un mutuo? Questo concetto è un concetto che deve far pensare, perché deve far pensare se questo mutuo porta soldi o non li porta. Come si capisce? Comprate una casa con un mutuo e poi quella casa lì l'affittate a qualcun altro, quello lì è un debito buono, perché voi state pagando il mutuo con l'affitto di qualcun altro. E dopo un po' che avete finito di pagare l'affitto, quel debito lì finisce, quindi il mutuo finisce. Quindi un debito è buono. Quando per esempio voi, adesso vi faccio un esempio, fate un debito per una casa ma non vostra, di vostra proprietà, o meglio, diventerà di vostra proprietà, però non per abitarci, ma per affittarla. Se voi affittate per esempio una casa, cosa succede? La prendete con il mutuo, perché il mutuo sulla casa ve lo fanno. Perché se no si prende la casa la banca. Però quella cosa che vi voglio dire è importante nel caso voi vogliate avere un cash flow. Cosa bisogna fare? Bisogna mettere una casa a reddito. È la cosa, tra virgolette, fatta più frequentemente. Si vende una casa con il mutuo, quindi fate il mutuo. Quel mutuo lì, quando la mettete in affitto, viene pagato automaticamente da chi è in affitto. Sostanza, voi subito non pagate niente. Quando è finito il mutuo, dipende ovviamente quando lo finirete, voi avete la casa che automaticamente vi dà dei soldi. Poi è ovvio, ci sono dei lavori da fare, cioè non è che è automatico che voi guadagnate così senza fare niente, però è interessante il fatto di mettere a reddito una casa. Quindi questo è un debito buono. Un debito cattivo è quello che uno fa per comprare una macchina. La macchina, appena la prendete, si svaluta. Vale già il 20% in meno quando esce dal concessionario. Uno dice: la compro perché la tengo 10 anni? Questo dipende, uno può farlo, ma comprare una macchina, cambiarla magari tutti gli anni, piuttosto no, si prende a noleggio. Perfetto, con questo video spero di aver chiarito qualche dubbio e qualche interessante che magari vi girava per la testa. Mano 98 Instagram, Alessio Malavasi, il blog. Iscrivetevi a YouTube, pubblicherò sempre nuovi video inerenti al business, inerenti a qualsiasi cosa. E cercate di iscrivetevi al canale e lasciate un like. Arrivederci a tutti.